Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio testare insieme a voi un prodotto che ho acquistato ormai qualche settimana fa. Prendo le cose e dico: ma sì, ora le provo. Poi invece mi rendo conto che il tempo passa e ancora non ho fatto video sulle cose che ho acquistato. Oggi voglio provare insieme a voi questa palette qui che è di Make Up Revolution ed è una palette in collaborazione con SOF, credo sia Sofi, non ne sono sicura. Comunque la palette si chiama SOF X, che significa appunto SOF per Make Up Revolution, visto che l'altra volta mi avete rimproverato per come ho detto SOF per SOF X. Dicevo, perché si chiama così? Ok, abbiamo scoperto che questa tizia è una youtuber famosissima. Ha fatto già una palette in collaborazione con Make Up Revolution. Ho fatto già il video su quella palette. Non so se sia ancora reperibile, sinceramente, non ne sono sicura. Se dovesse esserlo, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Oggi voglio testare insieme a voi questa qui, che è praticamente la seconda palette in collaborazione appunto tra questa ragazza e Make Up Revolution. Il packaging è davvero bellissimo, soprattutto se pensiamo che è di Make Up Revolution ed è, scusate, vedete tutto quello che c'è dietro la macchinetta, spero che non sflashi troppo. All'interno è fatta in questo modo, ha un bellissimo specchio che secondo me è fatto davvero bene. Aspettate che non so se c'è la pellicola. No, non c'è la pellicola. È davvero grande, quindi se viaggiate, se portate in giro lo specchio e vi serve per realizzare il trucco perché non avete un altro specchio dove guardarvi, secondo me è davvero comodo e riflette bene l'immagine, cosa che non è da sottovalutare perché non tutti gli specchi lo fanno, soprattutto se pensiamo che questa palette è molto economica. L'interno della palette è questo qui, davvero bellissima secondo me. Per l'autunno, la stagione che sta arrivando, è davvero bellissima, anche se in realtà ci sono degli ombretti abbastanza accesi, va benissimo ovviamente per tutte le stagioni, non dobbiamo essere legati troppo, questi colori si usano solo in autunno o in altre stagioni. Controllo il prezzo su internet perché me lo sono dimenticato, anche se credo sia intorno ai 12 euro. Calcolate che io l'ho acquistata su Revolution Beauty, che è il sito inglese di Make Up Revolution, funziona benissimo. Il pacco mi è arrivato in pochissimi giorni, ora non mi ricordo, ma credo non fosse passata neanche una settimana. In tanti mi hanno scritto che voi già acquistavate sul sito inglese perché quello italiano secondo me è fatto davvero male e comunque le novità arrivano prima su quello inglese, poi su quello italiano. Quindi se volete sempre essere aggiornati sulle ultime novità o comunque fare shopping su un sito fatto decentemente, vi consiglio di andare su Revolution Beauty piuttosto che su Make Up Revolution Italia. Vi confermo che anche l'altra palette è ancora reperibile, entrambe vengono vendute per un prezzo di 11,99 euro l'una. C'è anche una palette di illuminanti e questa ragazza ha fatto anche tre rossetti, quindi se vi interessa, insomma, andatevi a dare un'occhiata. Il prezzo di questa palette è di appunto 12 euro per 18 ombretti. Non l'ho assolutamente toccata perché volevo farlo insieme a voi per la prima volta in questo video. Il colore che più di tutti mi ispira in assoluto è questo qui, quindi vado a toccarlo. Al tatto sembra molto morbido e sembra super scrivente. Vediamo, swatchato così. Ok, sicuramente swatchato, non risulta intenso come la cialdina, però mi sembra che, insomma, il pigmento ci sia. Vado con il colore a fianco che è Romance, questo colore qui. E anche questo mi sembra super scrivente. Eccolo qui. Vediamo, ho prelevato anche il marrone e l'argento. Allora, alcuni colori mi sembrano più scriventi di altri, però sapete che non mi piace giudicare dagli swatches così fatti sulla mano, piuttosto vorrei passare direttamente all'applicazione per vedere come si comportano questi ombretti applicati sugli occhi. Come primo colore utilizzo questo marroncino qui, bellissimo, sembra una specie di nocciola biscotto, e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. I colori sono leggermente polverosi, prelevati con l'ombretto, nulla di eccessivo. Diciamo che mi aspetto questa cosa dagli ombretti di Make Up Revolution. Per questo motivo prendo un po' di cipria prima di iniziare l'applicazione e la vado a mettere nella zona sotto l'occhio per evitare di macchiare la mia base. Allora, questo colore mi sembra sia molto intenso, anche di più di come sembra nella cialdina. Mi sembra si sfumi abbastanza bene, non in modo eccellente come tanti altri ombretti che ho, ad esempio come quelli di Color Drain che sapete mi piacciono tantissimo,
però mi sembra si sfumi bene. Nella piega dell'occhio voglio utilizzare quest'altro marroncino che è leggermente più rosato di quello di prima. Lo prendo con un pennello più piccolino perché voglio rimanere più precisa dell'ombretto precedente. Se ci fate caso, qui c'è un po' di fallout, quindi se non avessi messo la cipria, probabilmente avrei macchiato la base. Anche questo ombretto, come il precedente, mi sembra molto scrivente, mi sembra si sfumi abbastanza bene come quello di prima. Ne aggiungo ancora un po' in questo pezzettino qui. Ora, sempre con lo stesso pennello da sfumatura, prendo 21, che è il colore rosso che vi ho fatto vedere prima, e lo metto nella piega dell'occhio per intensificarla ancora di più e per farla diventare ovviamente di questo colore. Con il dito applico questo ombretto qui che è un prugna luminoso e lo metto su tutta la palpebra mobile. Questo ombretto lo sto trovando un po' difficile da applicare. Ovviamente sto continuando a fare diverse piccole passate, però non lo trovo così scrivente come tutti gli altri. Ecco, sto veramente andando nella cialdina, applicandolo così sulla palpebra, riandando nella cialdina e riapplicandolo sperando che mi dia un po' di coprenza, ma non lo sta facendo, si sta applicando un po' a macchie, quindi questo colore non è che mi faccia tanto impazzire. Per cercare di rimediare alla situazione, vado nuovamente nell'ombretto 21, che è il rossiccio che abbiamo messo nella piega dell'occhio, e passo sopra la palpebra mobile. Non vorrei che questa palette fosse come tante altre che ho provato, in cui gli opachi sono meglio degli shimmer, anche se purtroppo mi sembra così. Ormai fanno gli opachi fantastici, gli shimmer, sembra che li buttino fuori così senza dargli troppo peso. Invece mi sarebbe piaciuto vedere questi ombretti più scriventi, come poi sono gli opachi. Rimuovo la cipria nella zona sotto l'occhio. Con un pennellino a penna applico questo viola qui nella parte inferiore e vado dall'attaccatura delle ciglia nella parte esterna fino all'angolino interno, però non vado proprio fino alla fine dell'angolino, mi fermo un pelino prima. Mi aiuta a sfumare il viola con un pizzico di cheesecake, che è questo ombrettino qui. Nell'angolo interno provo ad applicare Everyday, che è questo colore chiaro luminoso qui, anche se non so come risulta swatchato, vediamo un attimino, potrebbe andare bene, e a base un po' violetta, anzi in realtà così sembra violetta, qui sembra più grigio e poi applicato sembra più rosa, quindi mettiamolo sull'occhio e vediamo che effetto fa. Questo come consistenza è molto simile al prugna che abbiamo messo sulla palpebra mobile, infatti non mi sembra super scrivente come gli opachi. Devo andarlo a pressare piuttosto che a tirarlo, ma comunque sento che qualche granello sta cadendo sul mio viso. Finisco il trucco con un po' di eyeliner, lo metto sia all'attaccatura delle ciglia superiori che all'interno dell'occhio e poi metto mascara e ciglia finte. Ci vediamo per vedere il risultato finito e per sapere quali sono le mie impressioni finali. E questo è il risultato con il trucco terminato e vediamo un attimino che cosa ne penso, così come prima impressione, anche perché è la prima volta che la provo, quindi non è che posso darvi una recensione dettagliata su ogni singolo colore che c'è all'interno di questa palette. Posso ovviamente dirvi come mi sono trovata con gli ombretti che ho swatchato e che ho utilizzato. Se vado a vedere il trucco così come è finito, devo dire che mi piace tanto come è uscito fuori, però se vado a vedere passo passo quello che è successo all'interno della realizzazione del look, posso dirvi che gli opachi credo siano dei buoni ombretti. Vi ripeto, non credo siano eccellenti come tanti che ho, però credo siano davvero buoni per il prezzo che hanno. Mentre per gli shimmer ho avuto qualche problema. Non è la prima volta che mi succede, specialmente con le palette di Make Up Revolution. Fortunatamente ci sono pochi shimmer all'interno di questa palette rispetto a quanti sono invece gli ombretti opachi. Per il prezzo che ha, ve la consiglio comunque, anche se gli shimmer, vi ripeto, non mi sono piaciuti. Anche il chiaro, che comunque alla fine sono riuscita ad applicarlo, non credo sia un ombretto così eccellente. Ad esempio, sempre di Make Up Revolution, ho applicato l'illuminante, non so se si vede,
è qualcosa di pazzesco, forse così lo vedete meglio. Purtroppo in videocamera è difficile far uscire fuori l'illuminante. Comunque è sempre di Make Up Revolution, anche il blush di Make Up Revolution. Quei due prodotti mi piacciono tantissimo. Li sto utilizzando praticamente non stop tutti i giorni per farvi capire che magari prendendo una palette del genere avete una buona selezione di opachi comunque ad un prezzo molto accessibile. Mi piacciono tantissimo anche le palette Reloaded di Make Up Revolution che costano 5 euro. Anche lì gli opachi sono molto meglio degli shimmer. Tutto questo discorso per dirvi che, come stavo dimenticando, con lo stesso illuminante che utilizzate sullo zigomo potete diciamo fare il punto luce o comunque utilizzarlo come ombretto. Se vi devo dire se questa palette mi è piaciuta al 100%, vi direi di no. Però vi ripeto, comunque il prezzo è molto basso, ragazzi, sono 12 euro per 18 ombretti, parliamo neanche di 1 euro a cialdina. E c'è anche lo specchio in questa palette, quindi il prezzo è davvero molto accessibile per la quantità di ombretti che ci sono qui dentro. Quindi personalmente ve la consiglio, ma vi ripeto, gli shimmer non mi sono piaciuti per niente. Gli opachi credo siano dei bellissimi ombretti, anche se non i migliori che ho all'interno della mia collezione. Vi faccio sapere con un commentino qui sotto nella descrizione come si sono comportati poi nell'arco della giornata, se magari arrivo stasera e non ho più nulla. Ve lo faccio sapere qui sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate tutti gli altri prodotti che ho sul viso. Quindi che fondotinta ho utilizzato, che rossetto ho utilizzato, questo gloss è bellissimo, è un gloss di Morphe, il colore lo trovate sempre qui sotto con il link diretto per acquistarlo. Se decidete di fare un ordine da Make Up Revolution e volete comunque supportarmi in questa mia avventura di YouTube, sappiate che tutti i link di Make Up Revolution che vi lascio qui sotto sono dei link di affiliazione. Quindi se cliccate il link e poi fate l'ordine, insomma vi ringrazio tantissimo perché se non sapete come funzionano i link di affiliazione ve l'ho spiegato in un altro video, non voglio parlarne troppo qui dentro. Comunque vi ringrazio come sempre per aver guardato il video, sono curiosa di sapere se altre persone che hanno acquistato questa palette, come si sono trovate? Perché soprattutto in questi brand più economici può capitare che alcune palette possono essere migliori di altre, in realtà capita con tutti i brand. Quindi sono davvero curiosa di sapere chi ha questa palette, come si è trovato, come non riesco ad aprirla, come pensa che sono gli opachi, come pensa che sono gli shimmer, se gli ombretti si sono sfumati bene. Lasciatecelo scritto in un commentino qui sotto così chi vuole acquistare questa palette non sente soltanto la mia campana, ma ne può leggere anche delle altre. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua!